attraverso la parabola della porta stretta, Gesù indica le condizioni per entrare nel regno. Non basta la messa alla domenica o una generica pratica religiosa. Occorrono scelte di vita e di fede. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli vi risponderà: «Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi dichiarerà: «Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia». Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo brano del Vangelo è annunciato in un modo speciale per il popolo dell'antica alleanza, cioè gli ebrei, popolo prediletto, scelto per tenere viva la conoscenza del vero Dio, l'unico popolo che crede nel vero Dio. Tutti gli altri, quindi anche i nostri avi, i nostri antichi, adoravano gli idoli, gli animali, avevano paura di tutto, non sapevano fino in fondo a cosa dovesse servire questa vita e soprattutto non conoscevano il dopo di questa vita. E questa è una condizione umana dura, dura, difficile, perché o non ci pensi per niente che hai un'anima, allora non te ne importa di quello che succede dopo la morte, ma la credenza nella sopravvivenza dell'anima era abbastanza diffusa, per cui nel contrasto tra la realtà e la verità nasceva la pena, il dolore. Che noi avevamo una fede negli idoli risulta dalle tradizioni delle sepolture, soprattutto lì andavano perfino a portare da mangiare i morti, convinti che non fossero del tutto morti, che la morte del corpo non fosse la fine di tutto. E quindi era un mondo che aveva bisogno di luce. E qui Gesù parla proprio di questo. Ora passava insegnando di città in città, di villaggio in villaggio, ma era diretto a Gerusalemme. Perché questa specifica affermazione che era diretto, era in cammino verso Gerusalemme? Perché siamo alla fine della vita di Gesù e a Gerusalemme si compirà la sua immolazione, sarà
imprigionato, processato, condannato e crocifisso. Un tale gli chiede: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Aveva sentito parlare della salvezza eterna e vuole saperne di più. Gesù dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Che vuole dire qui Gesù? La porta stretta è una vita regolata dai principi sani di rispetto, di amore, di perdono, di soccorso, di educazione dei figli, della giustizia di cui ogni uomo sente il bisogno. Questo lo dovete fare, la porta stretta. E qual è la porta larga? Quella della comodità, dell'egoismo. C'è un'altra parola che non voglio dire, comunque significa che me ne infischio di tutto quello che succede, dei guai degli altri, non mi importa. Ognuno si arrangi, se poi ci sta di mezzo pure la violenza, la crudeltà, gli omicidi, a me non mi importa. Io basta, no, sta bene Rocco, sta bene tutta la Rocca. No, siamo insieme su questa terra, ci dobbiamo aiutare, confortare. E ci deve essere sempre un senso di amore, poi nella famiglia, tra gli amici, anche un amore più chiaro, più forte. Noi contiamo molte volte nelle situazioni di difficoltà proprio sull'affetto, sulla premura, sulla carità degli altri. Perché andavamo tutti da Padre Pio? Perché sapevamo che c'era questo sacerdote di Dio pieno di carità, premuroso nell'ascoltare e generoso nel perdonare e anche chiaro, profondo nei consigli. Ogni consiglio suo era sicuramente un tratto di strada secondo la volontà di Dio. Quanti milioni di persone hanno goduto di questo beneficio? E così ogni volta che sulla terra passa un santo, noi andiamo, corriamo, chiediamo, riceviamo, perché ecco, è scritto nel brano di Isaia, l'avete ascoltato prima, molto bello. Dice il Signore: io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue. Essi verranno e vedranno la mia gloria. Noi siamo parte di questi. Noi siamo arrivati alla fede perché è stato predicato il Vangelo nelle nostre città, nei nostri paesi. E allora dice: io porrò in essi un segno. Qual è il segno? Battesimo. Battesimo noi non vediamo, ma stampa un sigillo nell'anima che non si cancellerà mai più. Vedete questi battezzati che poi diventano ladri, assassini? Lo porteranno quel segno. Nella santità è un segno di onore. Nella perversione, nella cattiveria diventa un disonore, perché dici tu, e beh pure tu sei un dall'inferno. Io porrò in essi questo segno, manderò i loro superstiti. E quando la Bibbia parla di Israele che viene condannato e cacciato fuori, parla dei superstiti. Chi sono? Sono quelli che Dio non punirà perché hanno ascoltato e creduto alla parola di Gesù. Quelli si salveranno, li chiama i superstiti. E allora
Questi annunzieranno a tutti, e fa un elenco di nomi, di isole, anche le isole lontane, perché esse non hanno sentito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Come si fa a vedere la gloria di Dio sulla terra? Basta leggere le pagine della storia della Chiesa, la storia della salvezza, i miracoli, tutte le grazie. Andate a San Gabriele e trovate pareti piene di ex voto, di grazie ricevute, di miracoli. Andate al Beato Nunzio, la stessa cosa. Andate ai santuari grandi, Benedetto, Francesco, Pio, Leopoldo. Tanti segni dei miracoli compiuti. E allora, ecco, Dio è presente, perché i miracoli li fa Lui. Allora, questi annunceranno la mia gloria alle genti. E poi adesso, senza leggere tutto, leggo solo l'ultimo pensiero, e il Signore dice: io sceglierò tra questi sacerdoti, leviti e quelli che annunzieranno la mia parola. Ecco, oggi, in questo momento sta avvenendo. Dio ha scelto dei ministri della sua parola, dei ministri dell'Eucaristia, ministri della riconciliazione, nella confessione dei peccati, e questi porteranno avanti la gloria. Questa è la gloria di Dio, la santità dell'uomo che sta qua. Gloria di Dio è l'uomo vivente, dice la Bibbia. Ma vivente, perché non diciamo l'uomo vivo? Perché vivo richiama il morto, l'uomo vivente invece richiama l'uomo glorificato, perché entra nella gloria del Signore, entra nella gloria del tuo Signore, dice il Vangelo. Quindi è così che noi percorriamo la via giusta, stretta. Perché? È perché chi non ha l'obbligo dei comandamenti di Dio, delle leggi, dei precetti della Chiesa, può fare quello che gli pare, può fare quello che gli pare, fa quello che gli fa comodo. Noi non possiamo, noi dobbiamo, come ho detto prima, tenere presenti proprio quelle regole che il Signore ci ha insegnato e che la Chiesa continua a insegnarci. Adesso siamo nel Giubileo della Misericordia. Che vuole il Papa? Cosa vuole insegnarci? Ricordatevi che siete stati perdonati da Dio, e ogni volta che gli chiedete perdono, Lui vi perdona. E allora anche voi dovete perdonare a chi è disposto a ricevere il perdono. Comunque voi perdonate, poi se la vede lui con Dio, perché nel Padre nostro cosa diciamo? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Conseguenza che se noi non perdoniamo, Dio non perdona a noi, e abbiamo fatto un bel affare. A voglia, messe, preghiere, suffragi, quello che volete, ma se noi non perdoniamo, qua dentro c'è come brutto rospo che Dio non ci può esaudire, non ci può guarire, non ci può risanare. Allora, con umiltà, come hanno fatto i santi, nella perseveranza di ogni giorno, perché chi persevera si salva, dice qui. Adesso io penso alla mente tribolata di tanti genitori che assistono allo sfacelo spirituale e morale dei figli. Io ho dato il buon esempio, io ho insegnato le cose fino a 15, 20 anni. Mi serviva la messa, faceva, adesso non ne voleva più sapere, adesso è così. È entrato il diavolo. Padre Pio definiva queste situazioni il diavolo che entra in casa. È entrato il diavolo in casa e fa un macello. Ma voi non vi dovete scoraggiare, continuate a pregare, perché il Signore alla fine concede. La mamma di Sant'Agostino, Santa Monica, pregava per 30 anni
pregava per la conversione del figlio. Aveva come guida spirituale Sant'Ambrogio. A un certo punto ha detto a Sant'Ambrogio: padre mio, io mi sono stancato di pregare per la conversione. Del resto, sono passati 30 anni e lui è ancora là, adora gli idoli e nel vizio. Quindi non serve a niente. Allora Sant'Ambrogio l'ha rimproverato. Dice: ma come? Tu che sei cristiana e stai pregando da tanto tempo, non hai capito che il tempo è in mano a Dio? E tu pensi che Dio possa abbandonare alla perdizione un figlio di madre che prega tanto? Non può abbandonare. Tu hai pregato e Dio non l'abbandona. E infatti, quel giorno proprio, Agostino, senza che la mamma sapesse niente, va da Sant'Ambrogio e dice: io voglio essere istruito nella fede cristiana. Mi sono stufato di una vita che mi dà tutto e mi toglie tutto, non sa di niente. Allora Sant'Ambrogio comincia a istruirlo, al punto che Sant'Agostino imparò così bene tutta la dottrina cristiana, i misteri, i comandamenti, le preghiere, che Sant'Ambrogio a un certo punto gli ha detto: guarda, tu ormai mi hai superato, sei più avanti di me, no? Veditela tu direttamente con Dio, prega. E Sant'Agostino è diventata la mente più profonda del cristianesimo, ha scritto tanto e cose così meravigliose che non c'è sacerdote, non c'è fedele preparato che non vada a cercare la sapienza. Ha scritto soprattutto un bel volume, Le mie confessioni, dove racconta la sua brutta vita di prima, la sua vita di preghiera, di fede di dopo, e dove scrive anche il pensiero alla morte della mamma. Dice così: Signore, io non ti rimprovero perché me l'hai tolta, ma ti ringrazio perché me l'hai data. Bel modo di ringraziare Dio. Comunque il Signore sa quando e come quella via stretta arriva al punto finale. Ora sei qui, godi il mio abbraccio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Entri ognuno. Signore, è dato certo che scruti la coscienza. Non sei per arte esperto, né per segreta scienza. Tu stesso sei l'arcano e resti a noi mistero. E nulla è in te vano, e tutto è in te il vero. L'intero universo, cui desti l'esistenza, non è che solo un verso di tua onnipotenza. D'ognuno tu sai tutto, se duole o allieta, la vita è il suo tutto, e se giungiamo a meta. In tanti modi dici, e sempre con amore conforti e benedici chi viene a te col cuore. Il tuo comandamento non è per dominare, ma solo fondamento del vivere ed amare. Tu scambi il tuo volere con chi ti cerca ed ama. Sei pronto a compiacere chi in umiltà ti chiama. Gradisci il suo consiglio e vuoi alla tua mensa chi vive come figlio la tua gioia immensa. Dove egli getta il seme, fai crescere la pianta, abbatti ciò che teme, gli dai potenza santa. Ne fai un terzo specchio di tua perfezione, gli togli ciò che è vecchio, lo rendi eccezione. Il mondo non s'adira, non sa la causa vera, a tanto non aspira, di ritrarne aiuto spera. Spalanca la tua porta ed entri ognuno in essa, caparra che conforta e or la santa messa.